L'esercito longobardo che ha invaso l'Italia era composto da circa 200.000 persone. Essendo esiguo, diveniva necessario controllare i punti strategici della penisola. È per questo che in diverse zone dell'Italia settentrionale vi è una serie di paesi dai nomi longobardi, spesso terminanti in "-engo", fondati in serie, lungo le strade di collegamento tra le grandi città, come avviene presso Crema, lo vediamo nella mappa, o Treviglio. La Brianza orientale era di enorme importanza. Un'eventuale occupazione da parte di truppe straniere avrebbe aperto una vera e propria autostrada per la conquista della capitale Pavia. Proprio per mantenere il più completo controllo, il nostro territorio sembra non essere mai stato affidato a un duca che potesse fare da cuscinetto tra le Alpi e la capitale. Il territorio fu sempre sotto il diretto controllo del re. Forse è per questo motivo che i Longobardi costruivano quindi un'imponente difesa dei nostri territori e lo intuiamo da alcune tracce. Engo, per esempio, è un suffisso che indica una proprietà longobarda. Ricordiamo Borlengo, la cascina Busarengo in Valcurone, ma in Brianza è molto raro, proprio perché il territorio era di proprietà regia. In altra parte d'Italia i toponimi in Engo sono molto più diffusi. Il termine Lomagna può derivare forse da Alemagna, con chiare influenze germaniche. E Cernusco Lombardone deriva da Longobardone, la Cernusco dei Longobardi. Presso Monte si trova la località di Sala, detta fino al 700 Sala. La Sala era il luogo di raccolta dei tributi che i contadini allora pagavano in natura. Sulla strada che da Sala, porta allo Scarpone e a Monticello di Olgiate Molgora si trova Casternago, dal cui nome si deduce che anticamente sorgeva un castello. Oggi c'è una cascina e una chiesa del secolo XI, dedicata a San Martino. Per inciso, San Martino è un santo militare, come lo devono essere gli abitanti di un castello fabbricato per ragioni strategiche. La chiesa è costruita su una collinetta, forse artificiale, guarda caso antecedente all'anno 1000. Poco distante c'è Beolco, la cui chiesa antica è originaria del IX secolo, ma è stata poi riedificata nell'Ottocento. Dentro la chiesa vi è una lapide tombale dedicata a due guerrieri longobardi, Aldo e Grauso, di cui ci parla Paolo Diacono, e vi parleremo di queste persone nel prossimo video. Sul lato opposto della valle invece si trova Tremonte, frazione di Santa Maria Oé. E poco sopra l'abitato sorgono i ruderi di una torre, probabilmente molto antica, segno dell'esistenza di una rocca. La torre di Tremonte da una parte, il castello di Casternago dall'altro, controllavano tutta la valle di Rovagnate. L'antica lingua dei Longobardi, formalmente estinta da secoli, sopravvive in realtà nella lingua italiana, nel dialetto brianzolo e in molte località a noi più o meno vicine. Quando Alboino conquista gran parte dell'Italia nella seconda metà del VI secolo, i Longobardi adottano la lingua latina nei documenti scritti, abbandonando l'antica scrittura runica, che vediamo incisa nella Fibbia di Forzen, risalente al medesimo periodo storico. Non è così nella lingua parlata, che anzi viene adottata dalle popolazioni italiche, tanto che ancora oggi usiamo termini molto comuni di insospettabile origine longobarda o germanica, come nei primi tre esempi che vi proponiamo: trappola, spiedo, graffio. Colpisce soprattutto come queste parole siano usate comunemente nella lingua italiana per designare molte parti del corpo. Qui non possiamo non far riferimento a parole come zan, dente, panca, guancia o stigghe, stinco, pensando agli articoli del codice del re longobardo Rotari, che prevedeva un guidrigildo, o risarcimento in denaro, per chi procurava danni a parti del corpo altrui. Altri esempi sono le parole per descrivere uno stato di salute,
moti o disposizioni d'animo, oppure ruoli sociali. È il caso di magone, da una parola che significa stomaco, per designare un malessere interiore che ci colpisce, si usa dire, come un pugno allo stomaco. Così come campione, colui che eccelle nel canfo, ovvero il duello, che sia il guerriero in battaglia o lo sportivo sul campo, o la curiosa etimologia di maniscalco, uomo ridotto a far da servo al cavallo. Vi sono inoltre vocaboli per indicare semplici oggetti di casa, o parti della casa, o tipologie di abitazione, la benda o il nastro, il balcone o la panca, o la curiosa origine di albergo ariberga, ricovero di truppe dell'esercito, che poi diventa l'edificio che ospita persone pacifiche come i turisti. Per arrivare poi a designare ambienti esterni oppure attrezzi in uso nelle campagne o nelle officine. Interessante la parola bosco, che si affianca alla parola d'origine latina selva, il primo a designare una zona naturalmente alberata, la seconda una piantagione curata dall'uomo. La staffa del cavallo, parola chiave per abili guerrieri come i Longobardi. Gustoso infine il destino di sterz, che da manico di aratro arriva a designare lo sterzo dell'auto, segno dei tempi che evolvono. Oltre che in italiano, vocaboli d'origine longobarda si ritrovano nel dialetto brianzolo, legati per esempio alla vista, scignà o scignò, per dirla all'olgiatese, bardà o bardò, oppure a condizioni di debolezza o imbarazzo come strac o biot, stanco o nudo. Gli antichi luoghi del potere degli Arimanni riecheggiano invece in alcune località a noi familiari. È il caso della sala, o magazzino delle derrate alimentari dovute all'arimanno. Sala al barro, sala di calozio o sala comacina sono solo tre dei tanti esempi possibili lungo tutto il territorio nazionale. Il clan familiare dell'arimanno era detto Fara, nome rimasto ancora oggi nel bergamasco, Fara Gerardadda o Fara Olivana, o nel novarese, Fara Novarese appunto. La riserva di caccia dell'Arimanno era il Gaggio, nome che ritroviamo intatto nella Val Gagia, documentata a Pianezzo nel 1799 e chiamata ancora dagli anziani della frazione Val Gagina, a Cazzulino di Arlate, da un originario Gaggiolino, ma anche appena oltre l'Adda, a Gaggio di Pontida e quindi a Gazzaniga, corruzione di Gaggianica. Alla presenza di un bahag, o presidio militare, risale la denominazione di Baggio, presso Milano, e forse anche la nostra Bagaggera, antica sede di comune fino al 1927. Dalla presenza di uno scarra, ovvero di un ufficiale longobardo, deriva invece il toponimo Scarenna, nome di frazione in quel di Civate e di Asso. Al nome longobardo Cruppia, cioè mangiatoia per animali, specialmente cavalli dell'esercito, è legata alla vicina crippa di Sirtori, ma anche il cognome Greppi. E sempre in tema di cognomi, ecco a voi alcuni esempi di cognomi diffusissimi in Brianza e d'origine longobarda, accomunati dal fatto di essere cognomi derivati da armi o titoli militari, fatto normale in una società guerriera come quella longobarda. Airoldi, capo dell'esercito, Arrighi, signore della patria, Brera da Braida, spazio aperto, ovvero aia e corte, Biffi, asta, simbolo di potere, o Gilardi, forte lancia. Terminato questo rapido corso di Longobardo, vi diamo appuntamento al prossimo video, alla scoperta delle tante leggende che hanno rielaborato in chiave fantastica la memoria storica dei Longobardi.